Lei cammina? Beh, direi di sì, mi piace molto camminare. Sono un bersagliere, quindi mi è rimasta questa voglia di camminare e anche un po' di correre. Vengo abitualmente qui in ufficio della fondazione a piedi e quindi vado anche a casa a piedi a pranzo, quindi faccio un po' di movimento tutti i giorni. Penso che sia molto utile sia per la salute ma anche per alleggerire la pressione del traffico sulle città. Se tutti ci impegniamo un po' di più ad andare un po' di più a piedi, evitiamo di usare mezzi motorizzati e questo penso che comunque sia un vantaggio. Il 13 ottobre del 2013 ci sarà la seconda giornata nazionale del camminare. Cosa ne pensa? Beh, penso che sia un'iniziativa molto utile. Troppo spesso quando si parla di mobilità sostenibile, il camminare viene un po' trascurato, invece io penso che sia molto importante. È proprio anche un fatto educativo, dai figli che vogliono essere accompagnati in macchina a scuola è stata una battaglia, anche quando le scuole non sono mica tanto lontane. Quando si va a fare la spesa, abituarsi a fare lo shopping nei negozi vicino, andandosi a piedi. È insomma un fatto anche di educazione al camminare, il vivere la città camminando anziché diventando schiavi dell'auto e a nostra volta vittime dell'aumento del traffico, perché siamo sia protagonisti che vittime. Quindi richiamare questo fatto del camminare in città come fatto salutare, anche di buon comportamento civico e di contributo a una mobilità sostenibile, mi pare un'ottima iniziativa. Come immagina le nostre città italiane nel prossimo futuro? Beh, diciamo, trasporti pubblici efficienti per gli spostamenti, le auto è bene toglierle, togliere dal nostro futuro negli spostamenti nelle città, per uscire dalle città ancora saranno necessarie per un certo periodo, ma in città senza la mia auto, come cominciamo una campagna lanciando questa iniziativa europea di In città senza la mia auto. Nel lontano 98, 1998, con una conferenza stampa insieme al ministro francese, allora era Dominique Voynet, l'Italia e la Francia lanciarono questa iniziativa. Adesso aderiscono al network In città senza la mia auto circa 800 città. L'Italia poi progressivamente si è disimpegnata da questo tipo di iniziativa. Quindi sono molto convinto che il futuro nostro sia di città senza le auto circolanti, quindi mezzi pubblici, biciclette e a piedi, questa è la città del futuro.